Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Farilo, se preferite Melocchi. L'ultimo episodio è stato il terzo a maggio, inizio maggio, siamo alla fine di agosto. Questa tempistica di pubblicazione mi convince poco da questo punto di vista perché ti fa perdere il mood. Il mio consiglio, qualora per qualche motivo avete perso a caso questo video, è se siete interessati giocatevelo tutto di fila non appena sarà stato pubblicato, perché secondo me ammazza un po' il mood. Per fortuna c'è il riassunto, almeno. They lived in peace until hunters took their dad away. Queste obbligandoli a scappare. Questi riassunti mi piacciono tanto, anche proprio la metafora che c'è dietro. Però io continuo a dire che la giustificazione per il viaggio e tutti gli eventi sono delle enormi supercazzole rispetto alla semplicità che era il primo Life is Strange, dove era comunque una realtà molto piccola e succedevano grandi cose in una realtà piccola, mentre qua hanno voluto piazzare il viaggio giustificando tutto in maniera abbastanza forzata per quanto mi riguarda. I brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. Sì, a spacciare, a coltivare droga, giustamente. The old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. Secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. Ti presentano questa cosa come se fosse giusta, io boh, vabbè. Everybody loved the little wolf who was growing up fast. His power was growing too. Sì. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with the leader of the pack. And he taught him so much about life. Suddenly, the mean farmers who owned the land try to hurt the brothers. Sì, perché avete cercato di rapinarli. C'è questo piccolo dettaglio comunque. And destroyed everything. I cattivi, vabbè, erano criminali e tu hai cercato di rapinarli. Badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Quindi ha perso l'occhio. Confermato che ha perso l'occhio, comunque non ci vede più o ci vede praticamente nulla, e il fratellino è sparito. Ma vedremo che cosa succede. Io continuo a dire che non avevo nessun motivo di scappare, sta cosa della polizia cattiva e noi siamo dei messicani merdosi e quindi dobbiamo scappare. Poi i colori, l'atmosfera sono bellissimi, per carità, però. Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. Sarà un flashback, suppongo. It's all good. Wish we didn't go along with Finn, even though I wanted to. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? Ah no, è un flash, si sta facendo lui, ok, infatti era strana questa cosa. Si sta flashando lui questa cosa. Sì. I don't know what to do. I'm scared.
sempre Don't get so ambigliato close to that edge. questi sogni vividi che Please, se sono come sempre and nelle get me. storie, non li ho mai Yes, fatti. I swear. Prurito al naso, incredibile. Stop! Un ospedale nella California del Nord. 2 mesi dopo l'esplosione. 2 mesi dopo. 2 mesi dopo. Fuck. 2 mesi dopo. Daniel, I keep Tallina having these nightmares rimbalza. since I came out of the coma. Vieta visita ai Flores. Yeah, thanks for the card, agent. Senti, Can't sociale wait to missione. text you. Pertinente giustizia di Stati Uniti d'America, FBI. Ok. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, sports. Ok, quindi ha proprio perso l'occhio, evidentemente. I'm glad the cops didn't mess with them too. Ah, I sbirri, really dottore, hope they almeno could voi keep dovevo going. dire quasi niente di Teffin, a parte se siete stati feriti e che siete sotto la custodia della polizia. Hanno parlato con me, Anna e Penny, ci hanno interrogati e poi ci hanno lasciati andare. Immagino che tu non sia stato così fortunato, magari te lo sei meritato. Spero che tu stia bene dopo quello che è successo. Rilasciati senza accuse. Eravamo troppo concentrati a fare un blitz in una piantagione gestita dai trafficanti per occuparsi di noi, punk avvezzi che lavoravamo la terra. Abbiamo chiesto di te, Daniel, ma non ce ne ha detto niente. Ma va? Senza di te, Finn, la nostra famiglia di vagabondi è distrutta. Adesso siamo solo un trio solitario che prende treni a caso senza una vera meta. Anna e Penny non sono più gli stessi e litighiamo troppo. Non so se rimarremo insieme ancora per molto. Le cose cambiano, no? So che presto andrai in tribunale per quello che è successo a Seattle e spero che tu tenga un po' di giustizia. Si è capito. Ripeto. Bastava non fare i cazzoni comunque, no? Fin da principio. Sì, sono ragazzini, d'accordo. Infatti sono talmente ragazzini che si mettono a coltivare la canapa. E vabbè. This must be my punishment. Oh, can't even focus on the page. This sucks Certo, ass, man. ti stanchi molto di più. Sono stata in coma per 7 settimane. Ah, ok, per questo è passato tutto questo tempo. È andato in coma. Ok. Ho provato a disegnare per passare il tempo questa stanza una gabbia, ma faccio schifo. Non nel senso della profondità, non ho ispirazione, non ho un cazzo. Eh sì. Agente segreto speciale Flores sta cercando di legare con me. E per fregarmi, mi crede per davvero, sono fottutissimo. Non sono ancora riuscito a trovare Daniel. Buon compleanno Daniel, ovunque tu sia. Claire e Stephen mi hanno scritto una lettera molto carina. Mi sento così solo, l'ho letta 2 volte. È bello avere notizie anche da Captain Spirit. Sono felice di sapere che sta bene. Il mio ritratto di Joey non è così male, meno male che c'è lui. Fino attorno al nostro falò sono andato alla California. Avremmo potuto girare il mondo, mi manchi stronzo. Ho fatto un casino con Daniel, ho lasciato che Finn diventasse suo fratello. Vabbè. Non mi ricordo cosa ha detto di Finn. I'm glad the cops didn't mess with them too. Poi se siete I stati really hope they feriti. could keep going. Niente, quindi non si sa. Effettivamente, senza di te, Finn. Niente, non si sa Finn che fine abbia fatto. E Yay. vabbè. È vivo comunque. Stupid reality shows. Almeno nella mia storia. Ok, allora chiamiamo. Guarda. I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Guess I'm done. Ok. Lettere. Glad Stephen's leg is better. Must be tough on Claire. Bene, ok, trovare Daniel, va bene, Claire, Don't know Stephen. if we'll ever come back, Chris. Miss that little superhero. Papà sta meglio, dice ciao. Adesso che è arrivata l'estate andiamo a pescare insieme, facciamo un sacco di cose all'aperto perché non c'è più la neve. Va bene, ok. Chissà se lo picchia ancora, mamma mia, che cosa brutta. Sì, campanello.
Io ti ho suonato. Perché non... Yo, Oh. no checkup. Ok. Sure. Good day, sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Haha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Bad Not feeling mood. it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate. Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket Let's pain? No. It's all good. Well, this is your final test before. Before they check you out. Check me out to Juvie. Bravo. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now try to follow the light as well as you can. Okay. Come on, Sean. You've been there before. Che cosa figa che Straining too hard? ti fa vedere, Headache? cioè ti Nah. come l'occhio chiuso praticamente. I Questa just cosa è carina. can't really focus today. Sorry. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Sì. Yes. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Oddio, che cosa difficile. Your depth perception will always be affected, so you gotta try harder. Mamma mia. Shit. Yeah, I know. It's Oddio, hard. difficilissimo. Come on. Che figata. Oh, cazzo. Yeah, that's enough. Too much stress on you and your eye. But Mamma mia. remember, your depth perception will always be affected. Here, read this. Paziente dimesso. Ok, paziente dimesso. Sono un pirata. I'm a pirate without a patch. Arr. I'd be more worried if you weren't such a smart ass. You can try, but you can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah, that's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this Baccelli. vessel. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't Oh, going nowhere. great. All I do is watch him. Yes, true. Your job. Cattivissima gente Flores, Do you malvagia. mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Ecco, te la Sure. presentano già antipatica da morire. I'll swing by later, Sean. Stay cool. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. No. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Cioè, sulla base di cosa?
Dicono che l'ha ucciso. Sulla base di cosa? C'era una macchina rovesciata? Il padre ha i colpi d'arma da fuoco che corrispondono all'arma d'ordinanza? Tutti sono disarmati? L'ha ucciso? Lui, Sean, ha ribaltato una macchina e ha lanciato il tizio, l'ha spappolato con una super forza. Non ha nessun senso questa qua, perché sulla base di cosa dovrebbe essere responsabile lui? Sulla base di cosa? Perché è scappato? Vabbè. Va bene. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Ma se anche fosse, l'ha provocato, era disarmato e quello ha sparato. Cioè, vabbè, ok. Yeah, he came outside. Then he was killed. That's what he did. Just guilty of being, who knows. I hear you, but Messicano. You didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no. Look at me. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped già it out. Già di base, non ha nessun senso che quella abbia sparato. Tutta quella scena, una caccata. No, the place was trashed. I passed out. Plus two seriously wounded, along with you. And a missing child. Ho i superpoteri, ogni tanto esplodo. Ogni tanto detono. Throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His or yours? Huh? Di tutti quanti. We all did. Meryl totally ripped us off. Not a good guy. That's what happens when you mess with drug traffickers. Esatto. Daniel wanted to leave, but he's just a kid. And I didn't listen. Why didn't you try to get help? Go to the police. Oh, perché siamo yeah. messicani. The police would help me. After they shot my dad and accused us of murder. Great plan. So Finn wanted to get revenge on Meryl too. Your friend is learning the hard way. Che perché? The hard way in che senso? I learned too. Lost my eye. My brother, everything. Thank you for your statement, Sean. It's really helping. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Tutto questo ricordiamoci che foto del caso. Even after everything, I can't help but miss Finn. At least Cassidy wasn't at Meryl's when it. Okay. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. È ancora vivo. Sorry, lui. Hannah. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Giustamente, perché fuck him up. Perché è nero, quindi a me queste cose danno fastidio. Sì, ma in ogni caso io continuo. E i nonni che l'hanno mollato, l'hanno fatto andare. Io voglio andarmene, scappa, così. Cioè, quelli erano ricchi. Era una famiglia benestante, l'hanno fatto andare in mezzo alla strada. Non puoi restare qua. Ma anche ammesso che tuo nipote avesse ucciso qualcuno, tu veramente lo butti in mezzo, siete pure religiosi e tu lo butti in mezzo alla strada. Vabbè, ok, io non mi devo incazzare, ok.
Finn, fidanzatino. Io non sento nulla comunque. Hope the cops didn't mess with Penny. Sì, sì. Prison would fuck him up. Io ho l'inventario? Ovviamente no. Speravo di avere qualcosa, ma... Che dire? Non posso fare niente, giusto? No. Cos'era? Trevor, c'entra di nuovo la telecamera. Perché devo centrare la telecamera? Io non sento nulla. Penso non si possa sentire effettivamente, perché il volume è abbastanza alto, cioè l'audio normale lo sento. Beh, scappa dalla finestra, Sean, vai. Sorry about that. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. For how long? It's been over 2 months. How are you gonna find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Yeah, yeah. So you can lock him up too, right? Whatever. Anyway, thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Perde la profondità è una cosa bruttissima. Mia madre vede un occhio solo. Look out. Guidare. The guard now. È una seccatura. Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Oh, this shit is all wrong, se man. Vi sembra strano l'audio, non è fuori sync per il montaggio. È proprio la I can see that you're a good person. Il doppiaggio non è proprio a sync con labiale. But I'm not. I've done too many mistakes. Ah, I let everybody down. I lost Daniel. And I'm going to juvie. This is all bullshit. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I could tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, huh? Ergastolo? Yeah. Stuck in jail is a big change. Can't wait. Sorry, Joey. I'm being a dickhead. Just bummed out. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. I see. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Coat the area using the swab and cream. Cotton fioc, no, però, ti prego. Secondo me questa cosa me la fanno fare entro la fine del gioco. And you're the shit.
Remember, you gotta do this. 4 times a day. I won't forget. Che palle. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Catch you later. Una pistola. Un mitra. Che cacchio mamma. Joey, you are her boss. Ovvio, sei nero, quindi sei un figo. Cioè, figuriamoci se potevamo metterci un bianco simpatico. My art is trash now. No, gli è venuta la tristezza. Questa cosa è bruttissima. Questa cosa mi dispiace un sacco. Joey's the only one who helped me get through this shit. Raccogli? Arma, un'arma. Pericolosissima. Questo cos'è? Guanti. Pieno di evacuazione. Instructions for getting out of here. Sì, allora non fatemi scappare dall'ospedale, vi prego, il cacchio di Phantom Pain, veramente, per favore. Salvation lies ahead. Ma che salvation, ma che cazzo dici? Questo come esce, che non si mette a pulirsi l'occhio, torna in mezzo alla strada, al fango, alla merda, gli viene un'infezione, gli si attacca al cervello e muore. Va bene, sì, vai, scappa. This day feels... Ok, this day feels, non mi interessa. Cos'è, un cellulare? No? Cosa mi hai messo? Wow. Oh, mi piace. Haven't seen you in a long time. Oh. Però una pistola. Leggi. Però teoricamente non è aggiornato perché giustamente dopo il finale. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? A 10-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Perché non torno ai nonni? Non capisco. If he tried to hook up with Claire and Steven, they would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf? Huh? Yeah? Does that mean... It means that Daniel... Daniel's with Jacob somewhere? He's safe? I could see him again. Huh. Ok. Dio, sto domandando come ogni sera vuole darci più o meno tempo? Sono molto confusa. Sono molto confusa da questa cosa. Serata a tema, tagliati le vene. Ah, ok. Ok. Questa cosa non l'ho capita. Jake. Sinceramente non mi ricordo chi sia Jake. Haven Point. Nevada. Bene, Jacob è un ragazzino. Va bene? I gotta get to him. I gotta find a way to escape. No. Tonight. Sì. Santo cielo.
che peso, però, cioè... Deve scappare. Ok, deve scappare. E poi che fa? Senza soldi, senza vestiti. Ricercato, senza documenti, con l'occhio infetto che rischia di infettarsi, e deve scappare. Ok. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. Sì. So don't make any noise. And find a way to get the hell out of here. Maybe I could, rig a decoy Sean in the bed. Decoy Sean. Dio santo. Need a superhero to open that shit. Esatto, giustamente è con la sicurezza. My last view of this world isn't this window. One stupid car. And I'm out of here. Sì. I could climb down the side of the building. Che or cosa die dice? Trying. Esatto, cioè. It's dead tonight. Works for me. Sì, certo. E vabbè. Vediamo questa super fuga. Cosa? Joey could probably distract the guard dog. Sì, ma tu non puoi mettere nei guai quello, il suo lavoro. Lascialo stare. Nada. Ma che ci deve trovare? Boh. Tenda. I should close these so nobody sees me sleepwalking away. Wish I could just walk out. I'm pretty sure the scaffolding leads into this room. My backpack has got to be somewhere around here. Guardia. Sweet dreams, my friend. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. Allora, adesso vediamo un attimo, faccio un controllino. Non posso fare pipì, popò, pupù. Non c'è niente da fare qua. Controlla l'occhio. No, accendi. There must be a way to leave this room without alerting anyone. This one isn't screwed in. Let's do it. E adesso che fai? Lo picchi? Hey, what the hell are you doing in there? Se ne... Cosa fa? Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. Vabbè, secondo me avrebbe mandato a cagare a prescindere se avessi chiesto le medicine, eh? Bene, ora che c'è il... che ti sei toccato l'occhio, sono sicura che andrà tutto meglio. Ok. A questo punto, allora... Crea un corpo finto. Pure posso fare... picchiare la guardia e ucciderla e mettere nel letto facendo finta che sia un corpo finto, in realtà un cadavere. That looks so fake. But it might work for a second. Allora, prendiamo, se io parlo col tipo, se magari c'è qualche maniera. Hey, sir, hello. Okay. What's wrong now? Head hurts. I need aspirin. That's a sad story, but I'm not a pharmacy kid. It's a sad story. I could trick him into coming in here and then knock him out. Dio. Poi sono sicura che andrebbe tutto benissimo. Mio Dio, sembra morto così, però, eh. E
Allora, tiro la tenda. Can I have some privacy, please? Ah beh, ora proprio la privacy è incredibile. Aggredisci la guardia. Se uso il campanello. Aggredisco l'amico mio. Sta cosa andrà malissimo. Fuggi dall'ospedale, sei proprio secco così. The windows are secured. Sì, but who knows? Non posso spaccarla. Rompi la sicura. No way. I just called Joey. Don't want them to find me stepping over that window. Guarda che ha fatto il corpo. Hold on. You can't go in there. When the patient calls, I have to respond. Like now. That little prick is trying to pull some shit. Sì, vabbè, ma stai calmo. Well, this is my watch. So excuse me. I'm going in. Great. I need a smoke break. Hey, that's your job. Go for it. Hey, there's my second favorite patient. Gotcha. You never stop working, Joey. I'm doing a double night shift. Diana's out with a flu, so lucky me. Yeah, I'm fried. But that sweet, sweet overtime. Sean. You look stressed. You feeling ma chissà okay? Perché? No, nulla, domani ho un... domani ho giusto un processino. Yeah, I know where my brother is. What? How? I found a note in the sketchbook you brought me. He's in Nevada. With, a friend of ours. Quindi, fuck, Sean. Sarebbe, può essere che è l'amico awesome. Cicciotto. Now that's good news. Nevada sucks, but... At least the kid is safe. Listen, Joey. I need to get out of here. What? Come on, Sean. You know I can't let you do that. You know I'm on your side, man. I don't blame you for being scared. You're leaving tomorrow. But don't fuck around with this. Bravo. You hear me? Bravo. Joey, I'm so scared. I've never felt like this. Like... I'll be in jail for life, and I'll never see Daniel again. I can't do it, man. Non è vero. I hear you, man. I swear, that kills me to see you in that situation, Sean, but you really want me to help you break out of here. So what happens to me? I lose my job, go to jail. I have a girlfriend, a rent to pay, a future. Sorry. I'm sorry, Joey. I was being selfish. I want to help my brother. No. It's all no, I can no, think no. about. He's 10 years old. No, non deve fare. Non deve fare. No, non può. Non può farlo. No, ti prego, cioè no. He needs his big brother. Sean. Sì, che sono sicura gli darà una grande sicurezza, soprattutto se evade dal carcere. I swear, but I can't do this. Joey, please. Look. It's not fair to ask me to give up my job and my life. To maybe possibly help you escape? I know. I'm just desperate. Let's forget about this, okay? I'll do anything else I can to help. Now, I really gotta get back to my shift. I'm tired already. Okay. Meno male. Okay. Attacca Joey, no, lontano, dammi, stai scherzando. Cazzo, non fare la merda, ragazzetto di merda, t'azzardare. L'unico con un cervello, cavolo. L'unico un cazzo di cervello. Adesso dopo tutto questo tempo di coma sono sicuro che ha dei muscolazzi proprio che si mette a fare. Ma che deve fare? Too bad this isn't a movie. Ma che devi fare? Can't even fit. Ma no, ma con che forza poi? Ma per favore, va. Vabbè, niente, devo attaccare la guardia. Per forza. Sì. Allora, ok.
Attacchiamo la guardia. Non c'è tipo rinuncia, resta, fa il bravo, starò in carcere per tutto, perché lui, perché ovviamente c'è il processo, ma siccome è messicano, ovviamente è colpevole, quindi andrà in carcere, quindi avrà l'ergastolo. Va bene, d'accordo. Hey, hello? I need help, please. What? What's the matter, kid? Huh? My head. It's killing me. I need help. Hold on. You're gonna need help if you're fucking with me. Che situazione del cazzo. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Santo cielo. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Mi sento male. Sean, cazzo, veramente. Guarda, cambia di tutto punto. Terminator. Metto un occhio laser. Non è possibile. Che cazzo hai combinato? Non è possibile. Ora sì che ci finisce in carcere, non esce più. Cosa sto facendo? Non è possibile. That's Finn. No way. What is he doing here? Finn. Finn. Ancora col Holy fucking shit. Col piercing, giustamente. Sean, what the hell are you doing here? I'm trying to bail. Son of a bitch. I wish I knew you were here. Could have hooked up. Shit. So, where's Daniel? I can't tell you, Finn, but I'm going to get him back. Good. Don't blame you for not trusting me anymore. My fault you're in here. No, Finn. It's my bad. I put myself here, too. If I could go back. So, how bad is it? Your eye. Let's see. Quale occhio? I still got one left. John. I know this doesn't mean shit to you now, but I am sorry. About everything. I don't blame you, Finn. You tried something. Even if it ended up being a mistake. I'll just have to make things right for good now. Thank you, Sean. You're a fucking gem, man. I love you so much. You know, ha detto I love you comunque. Meant a lot to me. Cioè, sai, dopo che vi siete sbaciucchiati, comunque dice love you, non è ti voglio bene. Cioè, ci vuole il contesto, eh. Who knows? Maybe we'll see each other again. You're gonna find him, sweetie. I trust you. So you should trust yourself too. Beh, poteva alzarsi e andarlo a salutare, oppure è paralizzato, perché non capisco perché non si è alzato, cioè distinto, comunque ti alzi. E adesso che fai? Rubi la macchina? Fammi capire. La tua competenza di guida e furto di macchine. Senza soldi, senza un cazzo, io boh, vabbè. Vabbè, ti sei fatto la passeggiata, puoi tornare in stanza comunque. Con il rischio di aver ammazzato quello, avergli rotto la testa, quel pezzo di metallo. Che culo. Magari ci sono pure le chiavi. No. Ok. Allora, lui giustamente sa accendere la macchina.
Ah, vabbè, sì, effettivamente il padre lo faceva per lavoro. Del fumo rosso, no, vabbè, c'è la luce. Ha rubato la macchina lì dell'infermiere, sa che ridere. Sì, effettivamente aveva il padre che era meccanico, quindi può essere, ci sta che abbia smanettato, sì, me l'ero scordato. Sì, però guida calmo, che manca pure l'incidente mortale, con un occhio solo poi. A posto, va bene così. Qual è il problema?